Guè, è arrivato il tuo momento. Ora, io non è che avessi tutta sta voglia di attaccare Gue Pequeno. So che è una cosa che elettrizzava tutti i miei fan. Il povero Gue non mi ha fatto niente di male, cioè si è fatto del male da solo, capite? Lo vedete, poverino, si è rovinato. È un bambino sfortunato, Gue Pequeno, no? Però mi sento in dovere, dopo che tutti i suoi fan sono usciti dalle medie e mi sono arrivati ad attaccare sotto nei commenti, di dare una dovuta risposta al signor Cosimo Fini. Benché Gue Pequeno fosse sempre stato un paradosso vivente, figlio di un noto giornalista pieno di soldi a parlare di strada, eccetera, eccetera, era un rapper che io stimavo, apprezzavo, ascoltavo veramente, veramente tanto quando questi bambini Nutella, appena usciti dalle scuole medie, all'epoca probabilmente giocavano guardando i Rainbow Pony, Power Ranger. A quei tempi, cari ragazzi, che carini potreste essere i miei figli, che bellini che siete. Vedete, all'epoca Gue Pequeno spingeva, Gue Pequeno ai tempi di Sacre Scuole, ma anche ai tempi di Mifist. Io direi tutto bene fino a Vile Denaro, Penna Capitale. Fino a lì tutto bene, come direbbe Marracash. Faceva rime sofisticate, parlava, non era così scontato, aveva tanto da dire, era quasi un poeta per certi versi. Ricordo una bellissima canzone, Amore e Odio. Quando brucio inalo, respiratorio, circolatorio, scrivo col sangue in pagine d'avorio, le metto in rima col flow di Neruda, le dita sulla pelle nuda, nei tuoi occhi mi immergo in profondo scuba. Faceva citazioni intellettuali, insomma, Gue spaccava. Ai tempi in cui girava Joe Cassano sugli MP3, capisco che voi non sappiate chi sia Joe Cassano, vi capisco, voi siete cresciuti con la nuova generation, con Fedez, Emiskilla, questa sera c'è il delirio al Maracanã. Purtroppo questa merda, come la chiamavano loro, noi l'abbiamo vissuta, ci siamo nati e siamo cresciuti con questa merda. E Gue Pequeno, che tanto profetizzava nelle sue canzoni che mai lui era la bandiera di Milano del rap italiano, lui avrebbe portato il rap come in America, ispirandosi a Tupac, alle leggende, insomma, avrebbe veramente rivoluzionato la scena italiana del rap. Ti scuso con i fan per quel video opaco, ma non puoi mai sapere quando firmi un contratto. Mi hanno detto che l'industria è una puttana, zio te la mette nel culo come Dolce con Gabbana. Molti dischi major vendono meno dei miei mixtape. Devo dire che alla fine ci è riuscito a rivoluzionare la scena del rap, benché prima la scena del rap fosse meno mainstream, fosse più cruda, fosse più di strada, adesso grazie a personaggi come Gue Pequeno la scena del rap è riuscita a interessare anche quel settore, ad esempio, di ragazzi e ragazze che si prendono i gormiti, giocano con le Barbie. Quindi c'è riuscito il caro Gue Pequeno, c'è riuscito quando lui sfotteva le trasmissioni, che si faceva i soldi col rap e adesso in ogni canzone non fa altro che di parlare di quanto è grosso il suo conto in banca. Ma per spottere Gue Pequeno, a parte conoscerlo, dato che si prende per il culo da solo, a parte il fatto che poverino non sa più parlare, cioè è anche difficile avere una discussione con uno che è impastato tutto il giorno dalla cocaina, cioè lo sentite, parla tipo così. Io sono Gue Pequeno. Bella raga, giorno di paga, lo prende in bocca, dopo lo fa sparire tipo maga. Si è sfondato coi soldi, adesso parla di quanti soldi ha, delle tipe, fa l'orologiaio, qualora voi non lo sapeste, perché in ogni canzone Gue Pequeno cita il nome di un orologio diverso. GUE, al polso c'ho un Rolex, in bocca c'ho sto rap, in mano c'ho sto cash. Sai che glielo spingo, come sto Patek Philippe, zio tu ce l'hai finta. La cintura DNG, MC con QT5. Passo il tutor, scasso e chiudo io col Daytona, tu con il tutor non sei l'ex tutor. Sembra praticamente l'official sponsor, ad esempio, delle partite di tennis o di golf. Non c'è più Rolex, ma c'è scritto Gue Pequeno, tanto parlo più io degli orologi che gli stessi orologiai.
E voi vi gasate, vi fomentate per queste sue canzoni che voi dite profonde, dite che non riusciamo a cogliere il significato. Io ne ho attaccate più, ad esempio avevo attaccato Lisa dicendo che la trovavo ridicola, soprattutto perché in un'intervista avevano detto i Dogo che si era ispirata al tango di Roxanne, dopo che quel pechegno mi dice suo fratello è morto sotto una mitragliatrice Capisci che in confronto a Roxanne di Moulin Rouge c'è un dislivello. Loro mi hanno detto che non ho capito la profondità della canzone. Chiedo scusa, mi spiace per il fratello morto sotto una mitragliatrice. Non capisco se è schiacciato o se è morto in guerra. Non come le altre, non fa finta di fare l'attrice. La rispetto, nel suo cuore c'è una cicatrice. Suo fratello è morto sotto una mitragliatrice. Cioè, è difficile capire rime così, così complesse, no? Che niente a che vedere con il vero Guè dei tempi in cui faceva le canzoni con D'Argent, tipo Tana 2000. Lì veramente sparava rime mostruose. Adesso voi dite che fa poesie. Io non so se una poesia potrebbe essere si sboccia direttamente alla goccia. Va bene, cioè posso capire che voi bambini giustamente siete felici quando avete la Belvedere che pagate 120 euro, tra l'altro una delle peggiori marche di vodka, ma si sa che voi che poveri andate a ballare con gli Starlight in bocca, insomma posso capire che per voi sia un testo profondo e pieno di significati, allora mi dicono vatti ad ascoltare le canzoni più profonde, non vale sfottere quelle più commerciali, io me le sono andate ad ascoltare, tolto il fatto che spesso sono al limite dell'ascoltabile e lì ti dicono no ma Guè Pequeno sta facendo un nuovo genere, tu non capisci, questo è un genio, questo avanti anni luce, sarà, allora ripeto, allora anche Lil Wayne era un grande perché che Lil Wayne era inascoltabile, sembrava che parlasse attraverso un ventilatore, le palle di un ventilatore. Ah niente, ascoltati Guè Pequeno, io più che altro, più che nelle sue canzoni, ascolto autotune a manetta in cui stona, che dico, guarda, come fai a suonare con l'autotune? Cioè, voglio dire, è una cosa un po' irreale, no? È come se io vado in giro a chiedere l'elemosina e sono più povero di prima che l'ho chiesta, cioè è una cosa un po' senza senso. Hai detto che ti piace il rap, io penso che tu sia la prima in top ten, hai il culo di Rihanna, le tette di Elisabetta, il viso di Belè. Però vabbè, da Guè Pequeno ci si aspetta questo ed altro. E poi fa questi versi, no? Cioè, lui fa i versi perché è nato nella foresta, è stato sempre a contatto con gli animali, emula gorilla, serpenti. Che Dio ti benedica, fra. Quando poi lo attacchi dicendo giustamente, boh ragazzi, ma ascoltate un po' il decadimento, cioè non mi sembra che faccia ste grandi rime, ti dicono che sei geloso. Lui stesso lo dice, siete invidiosi di me, mi criticate perché siete invidiosi e, ripeto, poverini, hanno 12 anni, no? Devono ancora studiare diritto, forse non tutti andranno al liceo a studiare diritto, capiranno che esiste la libertà di parola ed di espressione, ma loro, capisci, cioè sono probabilmente alle frazioni. Certe cose non le possono capire, quindi se tu critichi automaticamente sei geloso o sei invidioso. Certo, giustamente, io critico Salvini perché, minchia, io la mattina alla sera vorrei essere Salvini. Cioè io mi sveglio e dico, cazzo Salvini quanto è fortunato. Ugualmente per Guè Pequeno, cioè io vorrei avere un occhio storto, vorrei parlare tutto il giorno così. I soldi sono la cosa più importante, quindi se non hai soldi giustamente non puoi essere felice. Giusto, no? Vabbè, ci mancherebbe altro, infatti, cioè, pochi suicidi di gente coi soldi da quanto erano felici, no? Nessuno. No, i soldi fanno la felicità e allora si dicono, ma non capisci perché in realtà Guè Pequeno parla di queste cose perché il mondo di oggi va così. Che cazzo vuol dire? Cioè, non è che se il mondo va a puttane allora devo parlare del fatto che il mondo va a puttane, allora vaffanculo con gli artisti veramente validi sulla scena italiana come lo stesso Gammon che apportano veramente cultura e significato senza bisogno di sprecarsi nel parlare di drink, prevendite, quello che non mi tatuo sulle mani, ho troppi timbri dei locali, che cazzo vuol dire non mi tatuo sulle mani? Cioè non ti lavi per avere ancora i timbri sulle mani? Cioè, non ti puoi tatuare perché cosa vuol dire? Che sei diventato una stamperia, Guè Pequeno? Della disco spanca, diri diri din din, diri diri danda, diri diri din din, diri diri danda. Cioè, è questo il problema. Dice cose senza senso. Cioè, Guè Pequeno non ti fa proprio rime totalmente,
senza senso. Poi ti parla dei voli, no? Lui in ogni canzone in cui parla di una tipa ti parla del fatto che vola sul suo aeroplano, no? Poverino, lui da piccolo giocava con gli elicotterini, si vede, della Playmobil, gli è rimasta incastonata questa immagine, come per Miyazaki che alla fissa del volo, quel pechegno ti dice sempre aeroplani, 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 e capisco che soffra di jet lag per tutti questi voli e che quindi giustamente non riesca più a far due rime sensate. A terra stasera ti dico quando, non sono ancora dico baby ma ci sto provando. Aspetta, aspetta, quelli che ti dicono, no ma, cioè perché, allora perché uno vende fa schifo, perché... Marrakesh vende tantissimo e non ha bisogno di parlare delle troiate di cui parla Gue Pequeño. O stai piangendo? No, vieni qua che ti do una carezza. No, non piangere, è la verità. Marrakesh vende tanto quanto Gue senza fare le minchiate che fa Gue. Voi sentitevi un'apertura di Marra in una canzone, minchia, devastante. Okay. Sono il burbero, il barbaro, il berbero, i rapper li strangolo fra come barba blu. La tua Barbie, la barba, il tuo barberi, manco li calcolo, ci faccio il barbecue. Gue Pequeño come me la apre la canzone? Ah, sono sul volo, sto da solo. Che cazzo dici? Ma tirati due schiaffi. I miei fra, la mia gente, i miei fra, la mia gente, cosa? Ma signor Cosimo, ma quale gente? T'hanno abbandonato tutti. Cioè, t'abbiamo visto l'altro giorno in Corso Como che te stai pigliando schiaffi da uno. Quale gente? Dov'è questa gente? Gue Pequeño, dov'è la gente? Cioè, non puoi chiamargli eserciti di persone che, poverine, hanno appena fatto la cresima e il battesimo. Quella non è gente. I miei fan, amo i miei hater, il mio hater mi ascolta al doppio. Cazzo, i tuoi hater sono quelli grandi, quelli piccoli. Cioè, io non ti sto dicendo che sono per forza piccoli, però, cazzo, poi... Cioè, io voglio dire, non è che sono proprio bambini, però hanno ancora le Bull Boys e le Lally Kelly, quei pechegni. I watch that. Oh! Cioè, fatti due domande. Cioè, guarda poi cosa ti rispondono sotto i video. Non hanno argomentazioni. Ti dicono, sei un coglione perché sei un Gue Pequeño, sei un coglione, non capisci niente di musica. Ma poverini, ma le squicca la mattina per crescere questi tuoi fan, dai. Ultimo mito da sfatare, lo invidi perché si fa le fighe. Ah, aspetta, qua. Ti ricordi una certa escort di nome Lorena, brasiliana? A me l'ha data gratis, tu l'hai pagata. Niente, penso di aver detto tutto, penso che non ci sia un'altra ragione per cui riprendere l'argomento Gue Pequeño, e spero che il signor Pequeño non se la prenda, ma sono sicuro che lui è troppo impegnato a farsi soldi, perché mi hanno detto che Gue Pequeño è un imprenditore. Dov'è Briatore quando mi serve in questo momento? Ci vorrebbe Briatore, perché Gue Pequeño è un imprenditore, perché se ti fai i soldi sei un imprenditore. Certo! Io c'ho un amico che spaccia cocaina, è un imprenditore questo, capito? Cioè, e che non lo chiami imprenditore? Minchia, le multinazionali ha tirato su con la cocaina, quindi se ti fai i soldi sei automaticamente un imprenditore. Se sei arrogante sei fuori, se sei un cretino sei fuori, se fai troppa teoria sei fuori. E niente, per te un grande abbraccio, per i tuoi fan pure, auguro, adesso siamo in luglio, spero che abbiano passato l'esame di terza media, lo spero veramente col cuore. E per te, Gue, tu che sei... E olè! Gue Pequeño, spero che un giorno mi smentirai e mi farai un disco in cui mostri veramente di nuovo che sei tornato ad imparare a parlare, a dire cose sensate. E niente, se ti serve una mano mi chiami e vediamo cosa possiamo fare. In ogni caso, alcuni neuroni possono essere ancora recuperati, quelli che non hai bruciato con la droga e i soldi che ti sei fatto. Ti auguro buona fortuna e un in bocca al lupo per la vita. E adesso che Slim Shady ha fatto rap god, vuole fare il dio del rap qualsiasi fag god. Non volevo più giocare, ho fatto jackpot, perché sono freddo dentro più di Jack Frost.